Cammino Tarico. Allora, buonasera, benvenuti a tutti. Io sono Pierpaolo Mazza, responsabile del Dipartimento Ambiente e Energia della nostra federazione provinciale. Con altri amici e compagni, alcuni che sono qui, abbiamo da qualche mese messo nell'agenda del Partito Democratico il tema strategico dell'ambiente e dell'energia, promuovendo incontri e approfondimenti come quello che questa sera realizziamo. Il tema dell'energia in questa settimana è stato molto affrontato nel piano per la crescita che il governo ha presentato qualche settimana fa, nella drammatica vicenda delle crisi delle aziende della Sardegna, ma anche nelle famiglie e nelle imprese che al ritorno dalle vacanze, non molto lunghe per la verità, hanno già dovuto affrontare trovando bollette salate e aumenti onerosi del costo dei nostri carburanti. Il tema dell'energia e dell'autonomia energetica che abbiamo scelto come titolo di questo nostro incontro è in realtà un pretesto per parlare di come uscire dalla crisi, di come affermare un nuovo modello di sviluppo, parlare di democrazia e di modello sociale. Temi di grande attualità che meritano certo un po' più di attenzione che certe discussioni sulle nostre primarie. L'autonomia energetica è una risposta ai nostri problemi? Nella visione di un grande socialdemocratico europeo come Hermann Scher, purtroppo scomparso, l'autonomia energetica è la risposta ai nostri problemi, perché non è solo una scelta di tecnologie a favore delle energie rinnovabili, ma è anche una grande occasione di cambiamento. Le energie rinnovabili sono di per sé molto più legate alle realtà territoriali, sono decentrate, diffuse nelle mani di tanti soggetti e quindi meno sottoposte allo strapotere o a grandi oligopoli, spesso più che altro finanziari, o dipendenti da regimi poco democratici, come accade ovviamente per chi fornisce l'energia fossile. La produzione di energie rinnovabili chiama la responsabilità alle comunità, ad un più attento uso dell'ambiente, ad una maggiore attenzione ai consumi e in genere a nuova ricerca e innovazione. Una utopia? Forse, ma sempre rifacendoci a Scher, che diceva chi non ha visioni non dovrebbe fare politica. Purtroppo spesso non è così. Io penso che di questa utopia dovremmo cominciare a discutere, sapendo che essendo un'utopia non è certo raggiungibile a breve, ma insomma in qualche modo cercare di avvicinarsi al più presto e cercare di capire come si può fare concretamente per raggiungere questo obiettivo. Questa sera possiamo concentrare la nostra attenzione anche su un importante fatto che è avvenuto in questi giorni. La presentazione da parte del nostro governo di una nuova strategia energetica nazionale, quello che loro chiamano SEN. Finalmente un documento aperto ad una consultazione, perché si capisca come si fa questa consultazione, su cui poterci andare a confrontare e che spero ci porti ad avere una pianificazione energetica nazionale che scelga una visione. Su questo tema penso che ci torneremo ancora, tra l'altro lo annuncio, faremo poi magari anche insieme dei momenti di incontro, perché dovremo da questo punto di vista, visto che si apre, come c'è scritto nel documento, una consultazione, avremo occasioni perché questi documenti non restino soltanto come riferimento per chi se ne occupa o soltanto professionalmente o di chi ha degli interessi diretti su questi settori, ma diventi una discussione davvero ampia, ripeto, perché parlare di energia vuol dire parlare di democrazia, vuol dire parlare di modello di sviluppo. Mi limito su questo argomento soltanto a qualche cenno, poi i nostri ospiti che dopo vi presenterò potranno meglio approfondire alcuni aspetti di questo documento. Trovo lodevole lo sforzo che da parte del governo viene fatto per disegnare un piano che abbia un mix energetico. Superata la cosiddetta sbornia dell'energia nucleare, si indicano finalmente percentuali interessanti per lo sviluppo delle energie rinnovabili e si indicano con chiarezza obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica. Sono indicati investimenti anche significativi, si parla nel decennio di circa di 180 miliardi. Ma si trova, almeno dal mio punto di vista, ancora una troppa titubanza a disegnare una seria politica per l'autonomia energetica e per la riduzione dalla dipendenza delle fonti fossili che importiamo, come sapete, in modo molto oneroso. Non credo che la ripresa della ricerca petrolifera e di nuove trivellazioni, come nel documento viene indicato come grande importante strategia, possa essere una strada percorribile, anche solo per il banale motivo che come si individuerà un luogo dove dovrebbero cominciare queste trivellazioni, siamo certi che non cominceranno.
poi potremo parlarne anche su scala regionale, qualcosa in questa regione è già anche avvenuto. Quindi ci sembra, da un punto di vista, che siamo di fronte a un piano che ancora lascia molti punti interrogativi. Il piano governativo poi, almeno dal mio punto di vista, è carente di strumenti operativi e finanziari. Si continua a trattare male il fotovoltaico, che dopo anni di incentivi, forse anche un po' sregolati, forse anche esagerati, è oggi in crisi, perché c'è stata questa scelta di introdurre meccanismi molto, molto farraginosi per l'assegnazione degli incentivi, di questa vicenda dei registri, cose anche molto complicate che non sempre sono comprensibili e che soprattutto determinano questa grande incertezza per chi sceglie di intraprendere attraverso questo tipo di attività. Ovviamente ciò va aggiunto alla difficoltà che il sistema bancario continua a confermare, perché ovviamente chi si impegna in questo settore ha bisogno di avere un sostegno da parte del sistema creditizio, sapete bene che trova difficoltà enormi, perché in realtà i tassi reali con i quali chi si accinge a fare un'operazione di investimento sono ben lontani da quelli che vengono spesso dichiarati ufficialmente. Eppure i cittadini ci dimostrano che l'attenzione al fotovoltaico è molto alta. Un recente sondaggio fa emergere che c'è una disponibilità a questo tipo di interventi oltre il 90%. C'è una poca chiarezza anche sul tema dei biocarburanti, che potrebbe essere tra l'altro di grande interesse in un territorio come il nostro, per lo sviluppo di una filiera innovativa nel settore dell'automotive, che potrebbe coinvolgerci anche tra l'altro con le problemi che sappiamo in questo territorio. Altro tema critico è quello dell'efficienza energetica. Se ne parla a lungo, è pieno di pagine questo documento, ma di strumenti veri per sviluppare questo settore non se ne vedono. Bene la conferma del recupero fiscale del 55% sugli interventi per l'efficientamento, però bisogna dire che continuiamo ad avere, intanto sono stati assicurati per un altro anno, quindi non è una cosa che può essere programmata a lungo. Secondo, che sono ancora troppo i 10 anni entro i quali si recupera questa agevolazione, sono davvero un tempo esagerato. Quindi sono enunciati fondi di garanzia per le ESCO e per i cittadini, ma direi che tutto sommato elementi, diciamo, che ci possono far vedere un forte indirizzo orientato a questo discorso dell'efficienza energetica, non mi pare di dire che se ne possa dire con concretezza che se ne vedono elementi seri. Spero che questo discorso che si farà, questa consultazione, poi qui sentiremo alcuni autorevoli esponenti, sia possibile poter fare anche delle modifiche e ottenere altri risultati. Ultimo breve commento. Il piano evoca anche la volontà di fare una modifica costituzionale affinché la strategia energetica ritorni ad essere centralizzata e che a livello nazionale si concentrino le competenze sulle grandi infrastrutture nazionali. Io credo che questa non sia una buona strada. Per la verità, in Italia si sono prodotti buoni risultati in termini di nuova produzione energetica e di efficienza, lo si deve alle iniziative territoriali. Cioè si è fatta qualcosa di nuovo per l'ascesa in campo delle amministrazioni, di aziende, tutto fuori da questa logica molto centralistica, che peraltro a mio giudizio ispira genericamente la linea che questo governo attuale ha, cioè una linea molto centralizzata che recupera logiche molto ministeriali che abbiamo visto in questi anni non sempre danno risultati effettivi. In questo settore, secondo me, ancora di più. Il governo, secondo me, dovrà fare la fatica di concertare, non è un tema che sceglie con grande interesse, collaborare alla tesura di piani energetici territoriali e costruire un piano nazionale facendo esattamente l'inverso, cioè partendo anche dal basso per valorizzare e riconoscere le opportunità che il territorio può dare e fare un piano che tenga conto di questa esperienza. Diciamo, altri modelli europei hanno scelto linee di questo genere e hanno ottenuto, almeno dal mio punto di vista, in questi anni risultati molto più significativi. Quindi questo sarà uno degli argomenti, io ho provato a buttare qualcuno degli spunti su cui interverrà, poi ovviamente io mi riserverò di fare delle domande specifiche su questi temi ai singoli interlocutori. Adesso vi vado a presentare i nostri ospiti. Abbiamo
Fabrizio Barini, che è il signore qui a fianco, che è del Forum Energia del Partito Democratico Piemontese, l'assessore Enzo Lavolta, assessore al Comune, Roberto Garbati, amministratore delegato di IREN, Roberto Testore della Compagnia di San Paolo. Dovevamo avere Mino Aricco, consigliere regionale, ma per un improvviso impegno non è riuscito ad arrivare, e Roberto Della Seta, senatore del Partito Democratico, che su questi argomenti ha molto a dirci, e infine Noemi Gallo, che è la responsabile del Forum Ambiente del Partito Democratico regionale. Bene, comincerai il giro, però prima di dare la parola ai nostri interlocutori, volevo fare, trovo interessante, un applauso all'assessore Lavolta, perché in questi giorni, se avete visto, la città di Torino ha ottenuto in Sudafrica l'assegnazione del Congresso Mondiale di Architetti del Paesaggio, che saranno ospitati a Torino nel 2016. Penso che meriti un applauso a tutti noi, complimenti, perché questo evento credo che possa dare il segno che Torino, poi dirà l'assessore, che ha scelto su questi argomenti di lavorare con grande impegno, no, possa avere attorno a questo evento. Ce lo merita, perché ha fatto un viaggio molto lungo, anche solo per la lunghezza del viaggio, ma direi molto importante il risultato, che conferma che abbiamo la capacità di essere anche competitivi su scala internazionale, quindi mi sembra un ottimo risultato. Allora, io comincerei questo giro da Fabrizio, perché pensavamo che lui avesse un po' il compito di darci qualche elemento di merito su questi temi che abbiamo per il momento cominciato ad affrontare, disegnando un po' la nostra situazione energetica regionale, le tendenze in atto e quali prospettive abbiamo di raggiungere in qualche modo una maggiore autonomia energetica. Ne approfitto per lasciargli dire anche cosa pensa anche lui di questa vicenda e il piano, perché mi sembra un argomento di grande attualità, quindi su questo lo invito ad essere anche libero nell'affrontare anche un tema che non è il suo compito specifico. La parola a te. Grazie Pierpaolo, io ringrazio anche, diciamo, gli organizzatori della Festa Democratica di Torino. Io sono di Novara, quindi vengo un po', diciamo, dagli antipodi della regione in questo momento. È un territorio comunque che ha molto a che fare con l'energia, e magari lo scopriremo strada facendo mano a mano che proseguirò col mio intervento, soprattutto per vicende che, come dire, sono almeno nel nostro territorio, ma credo se ne parlerà in futuro se il governo decide appunto di prendere la strada della coltivazione di idrocarburi anche nel resto d'Italia. E come ha detto appunto Pierpaolo, io rappresento il Forum Energia del Partito Democratico del Piemonte, che è nato circa un anno fa. Io mi occupo del coordinamento dell'attività di un gruppo di lavoro che questa sera, diciamo, mi ha dato una documentazione che è poi quella con la quale noi ci auguriamo di dare un contributo sul piano, se vogliamo, dei numeri, un pochettino di quello che è lo stato di fatto dell'energia in Italia e in Piemonte, a favore della discussione di questa sera, in modo tale appunto che sia anche da stimolo per i ragionamenti che verranno fatti successivamente. Diciamo che il lavoro che abbiamo condotto è stato quello soprattutto di fare una fotografia di quella che è la situazione del sistema energetico nazionale in Italia in questo momento. La fotografia che facciamo è direi nota quasi a tutti: questo è un paese che dipende in larga parte, per soddisfare il proprio fabbisogno energetico primario, degli idrocarburi. In Italia il 38,4% del fabbisogno energetico viene soddisfatto dal petrolio e il 36% dal gas naturale. C'è anche un 8% di combustibili solidi, diciamo il carbone, quindi superiamo abbondantemente l'85%. La differenza proviene dalle rinnovabili, che oggi hanno superato il 12% e sono, direi, sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del pacchetto clima 20-20-20, che è una prima tappa che ci porterà, speriamo in futuro, a raggiungere degli obiettivi ancora più ambiziosi, in particolare a centrare il target di lungo periodo della Comunità Europea, che è quello appunto di una società decarbonizzata, comunque un obiettivo molto lontano. La domanda di energia in Italia anche in questo caso è principalmente caratterizzata da impieghi nel settore civile, che è quello che sta registrando i maggiori tassi di crescita di consumi dell'energia,
seguita dai trasporti, anche questi in costante ascesa per quanto riguarda i consumi di energia. C'è invece un calo strutturale da parte, in particolare negli ultimi anni, da parte del settore industriale, e questo chiaramente, come sappiamo, è legato in particolare alla crisi economica, ma anche a un processo di deindustrializzazione e di passaggio sempre a una maggiore attività di servizio della nostra economia, che oggi rappresentano il 23% dei consumi. Un 10% dei consumi infine soddisfatto dal settore agricolo. Bene, questo è lo scenario di carattere generale. Ora vediamo come in Italia, in particolare questo governo, sta cercando di affrontare il tema della strategia energetica nazionale. Per la verità non è il primo governo che cerca di occuparsene. Quello che ha messo nero su bianco l'idea di elaborare una strategia energetica nazionale è stato il governo Berlusconi, che nel 2009, con la legge che di fatto apriva la strada al nucleare in Italia, aveva immaginato un mix energetico diverso da quello che vi ho descritto in precedenza, quindi una progressiva riduzione dell'utilizzo di idrocarburi per passare a un 25% di fabbisogno soddisfatto attraverso le energie rinnovabili, un 25% attraverso il nucleare e la parte restante invece attraverso gli idrocarburi, quindi gas e petrolio, come avviene oggi. Sappiamo che quell'esperimento è fallito, bocciato dal referendum, ed è stata, direi, una fortuna per tutti noi. Diversamente ci troveremo oggi probabilmente a investire ingenti risorse in un momento in cui c'è assoluta scarsità di capitali in opere che avrebbero visto la nascita probabilmente fra una decina di anni, con rischio di trovarsi ad essere non competitive nel momento stesso in cui fossero entrati in esercizio, e quindi non avrebbero risolto il problema non solo dell'indipendenza energetica, l'avrebbero risolto sicuramente in parte, ma l'altro grande problema che non è stato citato ma che è giusto ricordarlo è il costo dell'energia in Italia, che ancora oggi stime di Confartigianato proprio della fine del mese di agosto per le imprese italiane risulta ancora essere del 35% superiore alla media europea, e questo è un altro elemento di debolezza della competitività del sistema Italia. Bene, la strategia energetica nazionale elaborata dal governo, l'obiettivo è quella di, dopo la consultazione di cui ha parlato Pierpaolo, concludere questa consultazione e arrivare a mettere nero su bianco questa strategia entro la fine dell'anno, compatibilmente ovviamente con i tempi parlamentari. Si basa su una serie di pilastri, che diciamo di linee guida, che sono state indicate in precedenza. Le vorrei ricordare: l'efficienza energetica, e vado in ordine diciamo di priorità, lo sviluppo dell'hub del gas subeuropeo, la promozione per lo sviluppo di rigassificatori, gasdotti di importazione e strutture di stoccaggio. Immaginiamo quindi che buona parte del gas che proviene dai paesi confinanti con l'Europa, in particolare quelli del Medio Oriente e del Nord Africa, passi quindi attraverso l'Italia e così raggiunga tutti i paesi europei. La separazione proprietaria di Snam e la nascita della borsa del gas, lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, e vediamo che questo concetto di sostenibilità delle rinnovabili sta creando grossi problemi a questo settore, e infine il rilancio della produzione nazionale di idrocarburi. Bene, il governo nei giorni scorsi ha dato maggior visibilità mettendo a disposizione questo documento, che è stato ripreso sui giornali. Quindi, al di là di queste linee guida, sono emerse una serie di dati più puntuali. Bene, il governo sostanzialmente pensa di ridurre al 2020 del 19% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Vorrei ricordare che l'Europa punta a ridurre tra l'80 e il 95% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990 al 2050. Noi ci diamo un obiettivo intermedio nel meno 20 al 2020. Una riduzione di 15 miliardi della fattura energetica, un 23% di rinnovabili sui consumi finali di energia, l'obiettivo del pacchetto clima è del 17%, quindi in questo caso di 5 punti il governo vuole aumentare l'obiettivo, che oggi è invece diciamo un elemento di programmazione in vigore, e infine di ridurre il 24% i consumi finali lordi rispetto a quello che viene definito un consumo inerziale. Una riduzione che devo dire si pone anche al di sopra dei più ambiziosi obiettivi al 2020 indicati dalla Comunità Europea, e questo è sicuramente un elemento che ci tengo a sottolineare, obiettivo ambizioso ma quantomeno coerente con la strategia europea di lungo periodo. Come vi ho detto in precedenza, l'Europa si pone degli obiettivi decisamente più ambiziosi, con la Energy Roadmap, che è una comunicazione della Commissione Europea della fine del 2011, l'obiettivo comunitario è quello di ridurre tra l'80 e il 95% le emissioni inquinanti entro il 2050, sempre rispetto ai livelli del 90%.
Come vuole l'Europa raggiungere questo obiettivo? Sempre con l'efficienza energetica, con l'utilizzo delle fonti rinnovabili che dovrebbero arrivare a rappresentare il 55% del fabbisogno di energia primaria rispetto, come abbiamo detto, al 23% dell'Italia 2020, con l'utilizzo di tecnologie di cattura e di stoccaggio della CO2, di questo tipo di tecnologia se ne sta parlando in particolare in questi giorni perché potrebbe essere adottata in Sardegna, nelle miniere di carbone del Sulcis, come valida alternativa per poter proseguire, diciamo, nello sviluppo di quel sito industriale, e infine con l'utilizzo del nucleare, che l'Unione non prescrive agli Stati membri, ma continua a ritenere, diciamo, una valida alternativa sicura e sostenibile rispetto alle fonti tradizionali, quindi agli idrocarburi. È chiaro che siccome in Europa c'è la Francia che diciamo, soddisfa il proprio fabbisogno energetico al 90%, almeno quello elettrico, con le centrali, non poteva esserci nella strategia europea anche comunque un richiamo al nucleare. Gli scenari energetici futuri per il nostro paese sono stati elaborati dall'ENEA, che è l'Agenzia Italiana per l'Efficienza Energetica, e dobbiamo dire che gli obiettivi dell'ENEA nel lungo termine sono, parliamo del 2030 che è l'obiettivo più, diciamo, prossimo secondo l'ENEA, di un livello delle rinnovabili che raggiungono il 30% nel consumi di nel soddisfare il fabbisogno di energia. Oggi siamo intorno al 13%, per cui, diciamo, in questa prospettiva intermedia c'è il governo che dice un 23%, almeno su questo un impegno sullo sviluppo delle rinnovabili c'è. Vedremo successivamente che l'impegno, come dire, su altri fronti è meno significativo. Parliamo a questo punto del Piemonte. La nostra regione in passato, rispetto a una come dire, obiettivo di indipendenza energetica, non ci è andata vicino, ma sicuramente si trovava in una condizione di vantaggio rispetto alle altre regioni. Per quale motivo? Se parliamo di autonomia energetica, parliamo di soddisfare il fabbisogno energetico con le proprie risorse. In Piemonte c'è il petrolio. In questa regione è stimato che ci siano, secondo l'ENI, secondo i promotori di un progetto, riserve pari a un terzo di tutte quelle potenzialmente sfruttabili in Italia. Bene, nel 1996 i pozzi di Villa Fortuna, 7 pozzi petroliferi al confine con la Lombardia, in provincia di Novara, pochi chilometri da casa mia, producevano qualcosa come 4 milioni di barili di petrolio all'anno. Bene, questi 4 milioni di barili erano in grado di soddisfare il fabbisogno, il 30% del fabbisogno energetico del Piemonte. Credo, come dire, una capacità estrattiva e di soddisfazione del fabbisogno proprio, direi pari se non superiore per esempio a quello della Basilicata. Bene, nel corso degli anni questi pozzi si sono progressivamente esauriti, oggi estraiamo poco più di 250.000 barili e direi che il Piemonte è in grado di soddisfare la propria sete o fame di energia poco più del 10%, siamo scesi dal 30% in pochi anni. Diciamo che ci siamo allineati alla media nazionale, tuttavia rispetto al passato questo 10% è quasi esclusivamente ottenuto attraverso il ricorso alle rinnovabili, in particolare l'idroelettrico. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'offerta di energia. Per quanto riguarda invece la domanda di energia in Piemonte, direi la tendenza è esattamente pari a quella italiana, con un forte aumento dei consumi tra il 1991 e il 2004, in gran parte assorbito dal settore civile, che oggi direi copre oltre il 60% dei consumi energetici. Andiamo a questo punto a vedere come questa cosa, questo scenario, questa situazione impatta sui principali attori della nostra società, le famiglie e le imprese. Bene, in nessuno dei due casi, riflettendo proprio questa inefficienza sul piano del mix energetico, abbiamo dei benefici, perché la bolletta energetica per le famiglie è costantemente aumentata nel corso del tempo e le famiglie piemontesi pagano mediamente il 10% in più rispetto al resto delle famiglie italiane. Questo naturalmente dipende da fattori di carattere climatico, qui fa più freddo che in altre regioni e la media si fa naturalmente anche con le regioni del sud. Fatto sta che nella regione Piemonte, diciamo, l'energia costa più che in altre parti in Italia mediamente ed è una tendenza che si sta manifestando anche nel 2011 e nel 2010, quando invece in generale il costo della bolletta elettrica sul mercato all'ingrosso sta diminuendo.
diminuendo. Stesso ragionamento per quanto riguarda le imprese. L'Italia ha il primato negativo in Europa per la bolletta elettrica, più costosa a carico delle aziende, il 35,6% in più, e le aziende piemontesi sono al quarto posto in Italia in termini di divario rispetto ai concorrenti europei. Questa bolletta energetica costa alle imprese piemontesi in termini di competitività circa 852 milioni di euro in più all'anno, e quindi è chiaro che i nostri prodotti sono sul piano della marginalità, quindi meno efficaci, e quindi è più difficile per le imprese essere competitiva. Ogni impresa piemontese paga 2.500 euro in più all'anno rispetto alla media degli imprenditori europei, ed anche più della media degli imprenditori italiani, che è pari a 2.300 euro all'anno. Come vi dicevo, e mi avvio alla conclusione, uno degli aspetti, diciamo, di forza della regione Piemonte è quella della produzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili. Oggi il Piemonte è, direi, sulla buona strada per raggiungere, come dicevo, gli obiettivi del pacchetto clima 20-20-20. La produzione di energia rinnovabile elettrica sul totale della produzione elettrica supera il 20% in questo momento, e quindi direi che su quel fronte gli interventi da fare sono pochi. Tuttavia questa energia che viene prodotta non è comunque in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica della nostra regione, che risulta ancora in deficit rispetto al proprio fabbisogno per circa 4.600 megawattora. Una cifra importante, un deficit rispetto alla produzione richiesta pari al 17%, che si colloca ancora una volta al di sopra della media nazionale. Quindi tutti i dati che vi ho dato, almeno sugli aspetti di carattere energetico, ci dicono come questa regione sia oggettivamente poco competitiva anche all'interno del sistema Italia, già poco competitivo rispetto al sistema europeo. Altra caratteristica della produzione elettrica in Piemonte è quella di essere concentrata nelle mani di pochi grandi produttori. 700 imprese rappresentano di fatto il 97% della produzione elettrica di tutta la regione. Questa situazione, diciamo, di oligarchia fa sì naturalmente che anche il prezzo finale dell'energia sia elevato per gli utilizzatori finali. Consideriamo però che nel frattempo è cresciuta in maniera significativa l'autoproduzione, ed oggi in Piemonte sono presenti 12.300 piccoli produttori autonomi rispetto a questi colossi dell'energia attraverso impianti eolici e fotovoltaici. Nel 2011 è stata incrementata una potenza di energie rinnovabili di piccoli produttori pari al 400%. Bene, l'ultimo dato che volevo citare riguardava gli idrocarburi. Come vi dicevo, in Italia, in Piemonte, è presente un'area fertile per quanto riguarda le estrazioni petrolifere, e in questi giorni si sta pensando, l'ENI ha presentato in regione una richiesta esplorativa per riprendere queste coltivazioni di idrocarburi non nella stessa zona ma in un'area confinante. Anche lì si ritiene che ci sia un enorme giacimento, si parla di 80 milioni di barili, che dovrebbe da solo soddisfare circa il 4% a regime del fabbisogno energetico del paese. Se dovessero partire queste esplorazioni, e le comunità locali si sono fortemente opposte anche alla fase esplorativa, io come consigliere provinciale mi sono occupato della vicenda, c'è stata una consultazione popolare che a larghissima maggioranza ha chiesto al comune dove si deve insediare questa infrastruttura, ma anche a quelli limitrofi, di opporsi a questo progetto. Ad oggi però questa non è una prospettiva naturalmente completamente scongiurata, perché l'iter è in corso, e lo stesso governo, ci è stato detto, ha interesse a riprendere le coltivazioni di idrocarburi. Quindi la probabilità che in un territorio dove viene coltivato un vitigno che ha la denominazione di origine controllata, come il Nebbiolo, che c'è una forte preoccupazione che sul piatto della bilancia sì, avremo un beneficio, sicuramente non per il territorio, perché da dei calcoli fatti i comuni difficilmente o vedranno molti là nel tempo recuperati, per esempio attraverso delle royalty provenienti dallo sfruttamento dei pozzi, o almeno un ritorno economico da questo impatto ambientale che avranno, ma la popolazione è compatta nel dire che comunque non c'è la volontà e la necessità di ospitare sul territorio quel tipo di infrastrutture. Comunque il dibattito è aperto naturalmente anche all'interno del Partito Democratico. Devo dire che tutta la politica locale, di centro, di destra e di sinistra, e gli amministratori locali
hanno fatto, come dire, si sono messi a fianco della popolazione locale che a larga maggioranza, come dicevo, ha detto no a questa prospettiva. Lascio quindi, diciamo, al resto del dibattito delle valutazioni o dei ragionamenti sulle cose che ci siamo detti. Vorrei comunque sottolineare un aspetto che è un po' la sintesi di quanto detto, che nel medio termine il contributo dei combustibili fossili in Italia rimarrà prevalente sul fabbisogno di energia primaria, quindi continueremo a dipendere dall'estero anche nella prospettiva di una ripresa delle coltivazioni di idrocarburi, e nel lungo termine l'indipendenza energetica sarà possibile solamente attraverso un'elevata efficienza energetica e una quota più elevata di fonti rinnovabili. Questo è quello che ci dice l'Europa, e direi che considerando anche l'attuale peso che ha l'Europa nelle scelte di questo paese, che avrà sempre più in futuro, è un aspetto che dobbiamo tenere in grande considerazione e che mi auguro sarà tenuto anche in considerazione nell'ambito delle osservazioni che verranno fatte alla strategia energetica nazionale. Grazie. Grazie Fabrizio. Allora, dottor Testore, sentirei lei, da questo punto di vista abbiamo sentito parlare di numeri, strategie, problemi, eccetera. Dal suo punto di vista, lei si è occupato di impresa, oggi si occupa anche di cose finanziarie, c'è una possibilità per rispondere alle cose che sono venute fuori, per individuare una soluzione in cui questo mix energetico riesca a dare una competitività a un territorio come il nostro, e se sì cosa si può fare? Intanto buonasera a tutti, grazie. Io tra le cose che faccio parte della Commissione Energia Nazionale di Confindustria, dove abbiamo evidentemente più volte affrontato e continuamente affrontiamo questi temi. Inizio dicendo che alcuni anni fa abbiamo fatto un grosso lavoro in Confindustria per elencare una serie di azioni concretamente realizzabili per aumentare l'efficienza energetica. I risultati di questo lavoro sono stati veramente sorprendenti, perché la somma di tutti questi interventi, che erano interventi assolutamente fattibili, non si presupponevano né tecnologie straordinarie né cose particolarmente difficili a realizzarsi, poteva portare, secondo i nostri calcoli, ad un risparmio energetico a parità di condizioni, quindi senza la crisi, tra il 20 e il 30%. Quindi l'ipotesi era che in un arco di tempo di 5-10 anni, se si fossero via via implementate queste azioni, si sarebbe potuto risparmiare dal 20 al 30% di consumo energetico, il che è, lasciatemi dire, veramente una cifra straordinaria. Premesso questo, io vorrei rapidamente portare il punto di vista dell'industria, così come la sento, come la vedo, quella grossa e quella piccola. L'energia è un fattore di produzione, come tutti sappiamo, per l'industria, e incide molto in certe categorie industriali, come tutti di nuovo sappiamo, le acciaierie, la trasformazione delle materie prime, la trasformazione della carta. Per l'industria è chiaro che è un fattore di competitività. Sappiamo anche che in Italia questa competitività non c'è, al contrario, lo diceva prima Fabrizio, noi paghiamo l'energia ai nostri industriali mediamente dal 30 al 35% in più di quello che la pagano i concorrenti europei. In questo contesto l'industria italiana non è disefficiente, ha fatto degli sforzi di efficienza nell'uso dell'energia mediamente maggiori della media europea. Questo ci è stato più volte riconosciuto, quindi gli industriali italiani, gli imprenditori hanno investito in efficienza energetica, ma la connotazione del nostro sistema energetico ha fatto sì che queste efficienze sono poi vanificate dalle alte tariffe che vengono pagate. Questo sicuramente è un problema. Un problema di nuovo grave dal punto di vista dell'industria è, come al solito, un aspetto che purtroppo caratterizza molte cose del nostro paese, sono le norme che cambiano, le leggi che vengono modificate, i piani che si succedono ai piani, certe volte vengono annunciati e poi non vengono realizzati, e che buttano
il sistema in una situazione di incertezza. Ora, sappiamo che un imprenditore, che colui che investe, deve cercare di vivere in una situazione di base certa. Lui deve affrontare il mercato, deve realizzare prodotti competitivi e quindi se si trova a vivere in un contesto privo di certezze dal punto di vista delle infrastrutture e dei fattori competitivi di base, certamente ha delle grosse difficoltà. Ci metto in questa considerazione anche la scarsa strategia logistica, per esempio, che c'è nel nostro paese, quindi l'incertezza nell'affrontare la costruzione di porti, di vie di comunicazione, di ferrovie, di mezzi di trasporto. Si passa da momenti di euforia, da annunci molto importanti, a delle situazioni, come ben sappiamo, di tipo del tutto diverso. E l'energia fa un po' parte di questo contesto di incertezza, che rende la situazione già di per sé difficile, perché gli imprenditori italiani pagano l'energia molto di più dei loro concorrenti. In più c'è anche questa situazione di incertezza. Vorrei spendere ancora due minuti prima di passare la parola agli altri ospiti che devono intervenire su un aspetto che definirei attivo invece dell'imprenditoria italiana e della nostra industria. In Italia, lo sappiamo tutti, è stato effettuato un programma di incentivazione alle energie rinnovabili molto forte. In realtà per un certo periodo noi e i tedeschi siamo stati i paesi che hanno incentivato di più la crescita delle energie rinnovabili. Il giudizio su questo tipo di manovra è, dal mio punto di vista, opinabile. È vero, si spende molto, però è anche vero che abbiamo avuto una crescita delle energie rinnovabili che altrimenti sicuramente non avremmo avuta, l'abbiamo avuta rapidissimamente. Questo ci permetterà di importare meno combustibili dall'estero e quindi il saldo è molto complesso, è molto complicato. Certamente però è stata una manovra costosa, un investimento forte che il Paese ha fatto. Quello che purtroppo noi non abbiamo fatto è stato un investimento correlato a questo grosso investimento negli incentivi, nell'industria delle rinnovabili. Ora, l'Italia ha una grossa esperienza, una grossa expertise in questo settore. Noi abbiamo avuto nella nostra storia industrie elettrotecniche di grande prestigio, siamo degli impiantisti nati, abbiamo un tessuto imprenditoriale capace di risolvere i problemi energetici, ma noi non abbiamo investito a sufficienza, con lungimiranza, nella industria delle energie rinnovabili. I tedeschi lo hanno fatto. I giapponesi lo hanno fatto, i cinesi lo stanno facendo. Noi purtroppo lo abbiamo fatto poco, male, in maniera episodica e quindi non abbiamo maturato, come avremmo secondo noi potuto, un'industria forte nelle rinnovabili, capace di sviluppare prodotti e impianti da vendere non solo in Italia ma anche all'estero. E per via di questo fatto noi, come sapete, importiamo dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, da altri paesi, i componenti che poi utilizziamo nella produzione delle rinnovabili. Questo è, secondo io credo, che sia un punto estremamente importante che vada meditato e che vada rapidamente corretto, cosa che è ancora possibile fare se lo si fa con determinazione e con convinzione che questa è la strada per anche la famosa autonomia energetica che tutti, credo, vorremmo arrivasse quanto prima. Grazie. Adesso chiederei all'ingegner Arbati di dare il suo punto di vista. Io però aggiungo qualche elemento in più, anche perché sfuggire agli argomenti che sono di attualità è molto difficile. Iren è una grande azienda che ha ereditato una lunga storia di una grande azienda locale che ha lavorato con grande impegno per il mix energetico. L'attuale strategia che si sta vedendo è che si sta parlando molto in questo periodo di questa fusione con altre importanti aziende sempre locali di altre regioni. La domanda che mi viene da fare è davvero
una strategia che può portarci buoni risultati. L'eccessiva valenza finanziaria di questa strategia non rischia di andare a penalizzare la dimensione locale, la ricerca di strategie innovative? Io penso che per esempio l'esperienza di ieri è molto importante in questa vicenda del teleriscaldamento, e ho aggiunto, oggi si aggiunge il telerafrescamento, cioè una scelta che con grande impegno questa azienda ha fatto e che ha dato risultati anche molto importanti, non soltanto dal punto di vista industriale, ma anche perché poi la qualità della vita dei cittadini, gli effetti ambientali sono diventati di grande rilevanza. Iren oggi è una grande multi-utility che assomiglia un po' alle grandi multi-utility che ci sono nel resto dell'Europa. La domanda che faccio è, questa prospettiva che si sta un po' disegnando di grande fusione non rischia poi di mettere un po' in difficoltà queste opportunità che Iren ha in qualche misura in questi anni già anche raccolto, soprattutto per non perdere questo rapporto con una maggiore attenzione alla innovazione per creare anche altre opportunità? Cito sempre una proposta che fa il nostro amico Levio Bottazzi, che è qui con noi, che per esempio dice spesso perché non si sfrutta, no, visto che c'è questo tema delle rinnovabili che sappiamo che hanno problemi di accumulo, perché per esempio IRE non lavora per pensare che per poter offrire garanzie al sistema di accumulo non si possa lavorare per utilizzare questa energia di fonti rinnovabili e renderla meglio utilizzabile? Ecco, sono tutte cose che potrebbero essere anche oggetto di un lavoro che IRE potrebbe fare, e la domanda è, ma questa cosa riesce ad essere continuata con questa, diciamo, più complicata visione di grandi fusioni? Bene, intanto buonasera a tutti voi e grazie per l'invito a questo interessante dibattito. Ma comincio a dire che sono convinto che si debba proseguire con questo percorso di aggregazioni successive. Siamo partiti come AM Torino, poi adesso siamo il risultato di 5 aziende, AM Torino, Parma, Piacenza, Reggio e Genova. Avevamo la produzione di energia elettrica, la rete di distribuzione elettrica, facevamo cogenerazione e teleriscaldamento su piccola scala e poi gestivamo gli impianti della città di Torino, gli impianti tecnologici. Passando con Genova abbiamo ereditato, e poi ovviamente abbiamo dato ai colleghi genovesi la produzione, ma abbiamo ereditato un rigassificatore che entrerà in funzione il prossimo anno, nel primo semestre del 2013, che ci potrà dare metano a prezzi convenienti. Perché tu hai detto giustamente prima che la bolletta è salata, però voglio ricordare a questo riguardo che se non ci fosse stato il decreto Bersani nel 99 che ha liberalizzato il mercato, questa bolletta oggi sarebbe molto più salata, perché comunque il mercato dell'energia elettrica c'è. E a questo riguardo devo anche dire, e non bisogna dimenticare, perché molte operazioni sono state anche belle esteticamente, ma sono state costose, come diceva l'ingegner Testore. Non dimentichiamo che la bolletta, il kilowattora viene pagato dall'utente domestico 19,3 centesimi, 380 delle vecchie lire, perché i capelli bianchi come me aiutano, ma 115 lire, quindi 5,7 eccetera, centesimi, sono per contribuire agli incentivi e anche per sostenere dei costi relativi al mantenimento dei siti che erano stati realizzati per le centrali e che devono essere mantenuti. Quindi ci sono dei costi e tasse, quindi fra tasse e oneri di sistema andiamo su 114, che grosso modo è il 25% che costa in più. Già che ho la possibilità di parlare, aggiungo anche che noi oggi abbiamo un costo di energia elevato perché costa caro il combustibile. Noi abbiamo fatto delle scelte su cui io non entro nel merito. Non abbiamo voluto il nucleare, no? Attenzione però,
Noi consumiamo 330 miliardi di kilowattora, do questo numero solo per avere un'idea, ma ne importiamo 47 miliardi dall'estero, che è energia nucleare. Quindi queste cose bisogna dirsi, perché sennò... Quindi abbiamo oggi degli impianti nuovi, perché li abbiamo rinnovati. Prima del decreto Bersani erano ad olio, molti erano ad olio combustibile, erano impianti obsoleti, bassissima efficienza. Oggi abbiamo molti impianti a metano, ciclo combinato, che è molto meglio dell'olio combustibile. Devo dire, non abbiamo anche voluto il carbone, o comunque lo accettiamo con grande difficoltà. Quindi abbiamo realizzato, e in particolare devo dire IREN, la cogenerazione, il teleriscaldamento, perché a Torino l'energia elettrica si paga più o meno come negli altri posti, salvo le precisazioni che aveva fatto il collega prima. Ma il calore da teleriscaldamento costa un po' meno, quindi un 5-10% rispetto agli altri vettori energetici si risparmia. Ed è comunque un risparmio, io sono convinto che ci voglia il risparmio energetico, è la cosa principale. Noi produciamo e vendiamo energia, ma l'energia deve essere consumata con grande attenzione, e qui si può fare davvero molto. Beh, ad esempio, non so... Le lampade, l'illuminazione pubblica, le lampade a scarica nel gas hanno portato un contributo forte. Noi l'abbiamo fatti tra i primi a Torino, però lo stanno facendo tutti, adesso è obbligatorio anche a casa nostra. Questa effettivamente è un'innovazione tecnologica che ci porta dei grandi vantaggi. Tornando, e chiudo, sull'evoluzione del percorso di crescita, con la liberalizzazione si hanno dei vantaggi. Oggi l'energia elettrica è anche cara perché paghiamo di più il metano. Qui ci vorrebbe un dibattito sulle ragioni per cui paghiamo di più il metano. Io credo che in prospettiva costerà meno. Tenete conto che ad esempio negli Stati Uniti hanno trovato la tecnologia dello shale gas, cioè il gas trattenuto nelle rocce, non a grandi profondità, ma costa la quarta parte rispetto a quello che si paga, che ci costa noi. La quarta parte, e questa è una fonte di concorrenza e di competitività molto forte. Quindi, tornando alla domanda, io sono convinto che ci voglia questa crescita, perché per stare sul mercato bisogna fare delle economie di scala e di scopo. E poi devo dire, oggi la ricerca, e noi ci possiamo permettere la ricerca applicata, qui vedo il professor Filippi, stamattina parlavamo proprio di questo, no? Insieme per delle iniziative di approfondimenti, di sviluppi. Io auspicavo brevetti che provenissero dalla collaborazione col Politecnico, che è stata avviata, abbiamo dei gruppi di progetto, cosa che possiamo fare oggi grazie alle nostre dimensioni e alle dimensioni dei nostri impianti. Quindi noi abbiamo il più grande impianto d'Italia di teleriscaldamento, ma vogliamo essere anche i più bravi in questo settore. E per fare questo bisogna investire in studi, ricerche, collaborazioni, e bisogna avere le dimensioni per farlo. E anche per vendere energia sul mercato, effettivamente devi avere delle dimensioni notevoli, perché insomma oggi la concorrenza si vince anche con la promozione costa e richiede dimensioni elevate, quindi sono convinto che questo non toglierà l'attenzione al territorio, e forse farà anche del bene, perché sarà sempre attenta al territorio e meno attenta al particolare, no? E godremo, crescendo, delle economie di scala e di scopo che solo i volumi più grandi ci consentono. Tieni solo conto che mettendo insieme tutte le ex municipali che hanno una mentalità comune, affine, un'attenzione al territorio molto più forte che non gli enti che sono nati centrali, mettendo insieme tutte le ex municipali, a livello di aziende quotate in borsa, multi utility, arriveremo al 12° posto a livello europeo, quindi non saremmo poi quel colosso che tutti potremmo immaginare. Va bene, magari ci torneremo poi nel secondo giro. Allora, Enzo Lavolta, la città di Torino ha scelto di diventare una smart city, una bella impresa, una scelta che non riguarda soltanto le politiche energetiche, ovviamente, ma sappiamo che anche Torino è nell'area metropolitana, il tema dell'energia è davvero importante e strategico per lo sviluppo, se ne è già parlato anche prima, per i consumi dei cittadini. Adesso è diventato anche importante per le stesse strategie finanziarie che la città ha, viste anche le difficoltà che purtroppo sappiamo si stanno attraversando.
Come intende il Comune di Torino operare per ridurre tanto i suoi consumi energetici? Cercare di combattere, poi c'è il grande tema dell'inquinamento, efficientare le sue strutture, e poi la cosa che mi interessa evidenziare è come coinvolgere i cittadini perché essi stessi acquisiscano una attenzione a questo tema. Io sono già contento che facciamo un dibattito un minimo partecipato, perché questi sono argomenti davvero importanti e strategici, e non sempre hanno quella audience che molti altri argomenti spesso inutili hanno, perché nella scelta che i cittadini possono fare per comportamenti attenti e virtuosi sul tema dell'energia si può davvero scommettere in futuro. E credo che il Comune di Torino, avendo scelto di diventare una città smart, che strategie sta mettendo in piedi o pensa di mettere in piedi, perché il coinvolgimento anche dei cittadini in questi comportamenti possa essere davvero una carta da spendere nei prossimi anni. A te, Enzo. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti. Comincio con una battuta. Se dovessi scegliere insomma tra il nebbiolo e il petrolio non avrei dubbi, se non altro perché a proposito della candidatura che è andata a buon fine in Sudafrica, come diceva all'inizio Pierpaolo Mazza, il nebbiolo ha contribuito anche in termini di presentazione del nostro territorio, quindi credo che abbia convinto forse in alcuni casi meglio del mio inglese. Rispetto invece alla domanda, io credo che, innanzitutto grazie per l'opportunità, perché il fatto che a pochi giorni dalla presentazione di questa bozza del Piano Nazionale, il Partito Democratico abbia già incominciato innanzitutto a pretendere di dibattere di questo piano, entrare nel merito di questa proposta, che anch'io condivido con alcune considerazioni faceva Pierpaolo, andrebbe indagato, approfondito, in molti casi anche decisamente migliorato, ma questo sarà oggetto sicuramente del lavoro del Partito Democratico, e spero che il Partito Democratico voglia anche coinvolgere poi anche le istituzioni nell'approfondimento, non ho dubbi che sarà così. Il fatto che si cominci a discutere, dicevo, è sicuramente il segnale migliore della vitalità dell'unico forse partito che oggi sta interloquendo in modo costruttivo rispetto a questa proposta. D'altro canto però bisogna anche riconoscere che noi da anni attendavamo una proposta, attendevamo un'idea, tenevamo un documento sul quale riflettere, perlomeno confrontarci, perlomeno riconosciamo che questo documento è arrivato. E lo dico perché lo stesso sforzo dovrebbe essere profuso nei confronti di un altro livello che ha una competenza in termini di pianificazione, che è quello regionale. In questo documento si parla della necessità di adottare una pianificazione regionale in ambito energetico. Nella nostra regione noi scontiamo il fatto che da diversi anni manca una pianificazione regionale, e da questo punto di vista io sono in carica da un anno e la prima riunione che ho fatto l'ho fatto proprio con la direzione regionale della Regione Piemonte sulla definizione dell'ipotesi di un piano energetico, e insomma stiamo ancora aspettando l'epilogo di quella vicenda. Ci sono state anche recenti riunioni, quindi io sono fiducioso anche per natura, e non ho dubbi che nelle prossime settimane si possa evolvere la situazione, ma di fatto la necessità di una pianificazione, di una programmazione, è una necessità che, come è stato insomma sottolineato anche in precedenza, garantisce l'ipotesi di investire, di favorire degli investimenti, di avere delle certezze e anche di immaginare come sviluppare nel nostro caso delle policy che possano essere davvero, davvero efficaci. Il caso di Torino è un caso che, grazie a una società importante, seria, quale io riconosco essere IREN, una società in continua evoluzione, che sarà il nostro obiettivo, è quello di favorire una nuova aggregazione che la rende sufficientemente capace di essere un punto di riferimento anche industriale per il sistema paese. Questi sono gli sforzi che stiamo facendo insieme anche all'amministratore delegato. Gli sforzi della città di Torino sono quelli, come ricordavi tu Pierpaolo, di un territorio che, nonostante non ci sia una pianificazione, in assenza di una programmazione nazionale, ha individuato nelle scelte, nelle direttive della Comunità Europea, negli atti di indirizzo della Commissione Europea e in particolare in questa programmazione che si sta definendo e che caratterizzerà il prossimo lavoro della Commissione Europea fino al 2020, una strategia di sviluppo. Una strategia di sviluppo che vede nel tema dell'energia un asset fondamentale. Parlare di una smart city vuol dire parlare di una città intelligente, vuol dire una città intelligente è una città che impegna bene le proprie risorse e soprattutto consuma in modo intelligente.
Da questo punto di vista i nostri sforzi quali sono stati fino adesso e soprattutto quali saranno? Innanzitutto quello di acquisire una consapevolezza piena. Recentemente si è avuto modo di leggere sui giornali del fatto che c'è un'esposizione significativa da parte della città nei confronti di chi fornisce l'energia per la stessa. Io imputo questa esposizione naturalmente a una situazione strutturale difficile per gli enti locali, in particolare per la nostra città, ma la attribuisco senza recriminazione, senza l'individuazione necessariamente di responsabilità specifiche, anche un po' a una sommarietà nella gestione, diciamo, della bolletta. Provo a spiegarmi meglio. Quando in una famiglia si sta sufficientemente bene, la bolletta elettrica, i consumi energetici sono considerati particolarmente, insomma, marginali, si tiene in considerazione spese più significative. La città di Torino, che negli ultimi anni ha fatto tantissimi investimenti per trasformare il suo volto, per immaginare anche una definizione di una nuova vocazione, dal mio punto di vista, l'analisi che abbiamo fatto anche recentemente, è quella che forse ha sottovalutato un po' l'aspetto energetico, non lo ha considerato a sufficienza e di fatto, non considerandolo a sufficienza, non si è preoccupata di analizzare effettivamente quella bolletta. In tutte le buone famiglie la bolletta la si legge con attenzione, si va a verificare effettivamente quali sono stati i consumi e si prova a verificare anche qual è l'andamento, che cosa è successo nel bimestre precedente. Nella città di Torino probabilmente questo è stato fatto con poca attenzione. E quindi il primo obiettivo che noi ci siamo dati e ci stiamo dando è quello di dotarci di strumenti che ci mettano nella condizione, in un atteggiamento cooperativo naturalmente, con un'azienda quale IREN, però di poter fare un'analisi efficace innanzitutto del nostro patrimonio. Noi abbiamo una bolletta significativa, noi spendiamo più di 68 milioni di euro all'anno come città di Torino. Una buona parte di questa bolletta, naturalmente l'illuminazione pubblica, da questo punto di vista veniva ricordato prima, sono stati fatti importanti investimenti nella sostituzione delle lampade a mercurio, a vapore di sodio, si stanno introducendo delle sperimentazioni con LED. La tecnologia ha aiutato a verificare dei risparmi e delle efficienze energetiche, la tecnologia ci mette nelle condizioni anche di intervenire, efficientare e migliorare il nostro patrimonio pubblico. Quello che non è stato fatto è un'analisi attenta sul patrimonio. Noi abbiamo più di 7 milioni e mezzo di metri cubi di patrimonio, sono più di 830 edifici. Buona parte di questi edifici sono edifici scolastici, ma non solo. Ecco, avere la possibilità di fare un audit energetico di questo patrimonio e quindi verificare effettivamente quanto sono energivori questi edifici, e vi posso garantire che lo sono, perché buona parte del patrimonio nel nostro territorio è precedente al 1967. Il 1967 è stato il primo anno in cui si è introdotta una regolamentazione, una disciplina sul tema dell'efficienza energetica in ambito edilizio. Ebbene, si tratta di un patrimonio particolarmente energivoro. Allora, noi manca questa analisi, la stiamo completando attraverso un audit diffuso sul nostro patrimonio, attraverso degli strumenti anche, attraverso l'introduzione di sensori, attraverso tutti quegli strumenti che ci possano mettere nelle condizioni di verificare effettivamente che cosa succede. Allora, se in alcuni casi verifichiamo, ad esempio, che c'è bisogno di interventi strutturali e quindi di favorire degli interventi di efficientamento energetico anche sufficientemente invasivi, in molti altri casi, e quindi li stiamo programmando, in molti altri casi, guardate, purtroppo si verifica quello che succede in molte famiglie, e cioè che ci dimentichiamo banalmente le luci accese, che non andiamo a verificare che cosa succede in molti magazzini, che scopriamo che una parte del patrimonio dato in concessione a società, associazioni sportive e quant'altro, che molto spesso non pagano tutte le utenze perché sono in convenzione e quindi l'80% viene pagato dalla città di Torino, l'utilizzo, la gestione, il consumo dell'energia, diciamo, viene affrontato in termini troppo superficiali. Allora, potrà sembrare banale, ma la prima operazione che noi dobbiamo fare e che stiamo facendo è, oltre a quella di analisi, e lo stiamo facendo anche con strumenti particolarmente interessanti dal punto di vista tecnologico, abbiamo inventato un cruscotto urbano che ci permette di integrare delle informazioni, incrociando i dati del catasto energetico con i dati del consumo, io posso
come decisore politico avere immediatamente a disposizione una mappa tridimensionale della città che mi indica quali sono gli edifici energivori. E questo è uno strumento che, immaginate, ora è al supporto del decisore politico in un'amministrazione, pensate cosa possa voler dire mettere a disposizione questo strumento di tutta la comunità. Quindi il primo obiettivo è questo, fare un'analisi di che cos'è il consumo sul nostro territorio e anche andare a riregistrare il rapporto con chi, lo diceva in modo onesto intellettualmente l'ingegner Garbati, con chi naturalmente deve vende energia e quindi giustamente deve fare gli interessi di un'azienda che noi vogliamo sia sana, abbia il bilancio a posto e possa naturalmente produrre e generare gli utili che deve. Ma noi dobbiamo fare gli interessi nostri. Gli interessi nostri, da questo punto di vista, io dico fino a questo momento, secondo me, sono stati un po' troppo sottovalutati. Il secondo aspetto è quello di coinvolgimento della comunità. La regione ha un potere regolamentare, la provincia ha una competenza in termini di coordinamento, la città in realtà non ha tantissime competenze da questo punto di vista. Che cosa ha di particolarmente importante? Innanzitutto il fatto che il 70% dell'energia viene consumata nelle agglomerati urbane e nelle città e quindi c'è una responsabilità evidente. In secondo luogo la prossimità e la relazione direttamente con una comunità e la cittadinanza. Da questo punto di vista lo sforzo che stiamo facendo anche con la Regione Piemonte è quello di immaginare degli strumenti economici e finanziari che possano mettere nelle condizioni la cittadinanza, i cittadini, di poter, in un periodo di risorse economiche piuttosto esigue, di poter accedere a strumenti, è stato citato prima lo strumento delle ESCO, delle Energy Service Company, che fanno dell'efficienza energetica l'occasione di sviluppo economico da un lato, ma anche di reperimento delle risorse per facilitare quegli investimenti. Con la Regione Piemonte, alla Regione Piemonte abbiamo avanzato una proposta, che è quella di costituire un fondo rotativo. Siamo riusciti a ottenere un fondo di garanzia necessario per attivare il fondo di rotazione. La nostra proposta è molto semplice, un fondo rotativo a cui possano accedere le aziende, le Energy Service Company. Iride Servizi tra l'altro è una Energy Service Company, quindi potrebbe accedervi anche Iride Servizi. Qual è l'obiettivo? È quello di far rivolgere a queste ESCO, che sono ancora troppo sconosciute, anche se è più di un decennio che sono presenti anche sul nostro territorio e sono attive, far conoscere queste Energy Service Company alla cittadinanza e favorire quindi interventi di efficientamento energetico, di risparmio energetico, senza necessariamente mettere le mani nelle tasche, chiedendo quindi a queste aziende di anticipare gli investimenti, intestando a queste Energy Service Company la bolletta energetica, che comunque noi avremmo dovuto pagare e continueremo a pagare in modo costante perché verrebbe congelata all'inizio del rapporto, fin tanto che quell'intervento di efficienza energetica non produce il risparmio utile al ripagamento dello stesso investimento. È una soluzione, guardate, che magari adesso io ho spiegato in modo confuso, ma di una linearità e di una banalità assoluta, che noi incominciamo a introdurre sul nostro patrimonio edilizio, su alcuni dei nostri immobili. C'è un progetto, tra l'altro, che stiamo curando proprio con IREN su alcuni immobili della città di Torino. Il fatto che IREN sia il nostro fornitore ci facilita nell'ingaggio dell'AESCO. Che cosa succede? Noi congeliamo la bolletta dell'edificio di Via Padova, dove sono gli uffici della divisione ambiente. È un palazzo di 9 piani, particolarmente energivoro. Congeliamo la bolletta, garantiamo il pagamento della bolletta di quell'edificio al fornitore, in questo caso all'AESCO. L'AESCO realizza degli interventi di efficientamento energetico, sostituirà delle lampade, introdurrà il LED, sostituirà degli infissi, farà tutto ciò che è necessario a valle di un audit energetico compiuto, ci dirà, naturalmente attraverso un progetto presentato preliminarmente, in quanti anni si recupera quell'investimento. La città di Torino non si accorgerà di nulla perché continuerà a pagare quella costante bolletta, fin tanto che non si sarà recuperato l'investimento da parte dell'AESCO. Il risultato qual è? La città di Torino avrà un edificio al termine del periodo efficientato, avremo fatto un'azione di sviluppo economico perché in quel periodo avranno lavorato serramentisti, artigiani, avrà lavorato l'AESCO, quindi avremo garantito anche che questa operazione virtuosa
però ha anche fatto lavorare qualche impresa del territorio e credo che in questo momento ce ne sia bisogno. Voi provate a immaginare che cosa vuol dire replicare questo modello su 830 immobili della città di Torino, ma soprattutto provate a immaginare cosa vuol dire replicare dimostrandone l'efficacia, e qui c'è la responsabilità dell'amministrazione, a buona parte del patrimonio della città e dei cittadini. Questo è uno degli interventi, se ci sarà tempo posso anche illustrare gli altri. Io credo che i passi che noi dobbiamo fare per definirci una città smart sono tutti piccoli passi ben ponderati, senza necessariamente dover fare voli pindarici. Credo però che l'ambizione che oggi noi dobbiamo avere, tenendo presente quali sono le condizioni economiche date, però ci riportano alle considerazioni iniziali che faceva Fabrizio. Il Paese deve affrontare sì una crisi economica, ma evidentemente deve affrontare una crisi energetica. Oggi io vedo solo due strade: o affrontiamo in modo compiuto il tema dell'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, oppure l'alternativa è la dipendenza particolarmente onerosa, come è stato detto, dai combustibili fossili, che non so se Fabrizio l'ha detto, per il nostro Paese vuol dire più di 60-70 miliardi di euro all'anno, stiamo parlando dell'equivalente degli interessi sul debito pubblico, cioè una cifra spaventosa. Allora io vedo solo due strade, da questo punto di vista gli enti locali e la città di Torino insomma hanno una responsabilità altissima. Io credo che in attesa che ci sia una pianificazione nazionale, in attesa che ci sia una pianificazione regionale, ciò che possono fare gli enti locali e l'ANCI fino a questo momento ha dimostrato piena consapevolezza, è quella di favorire che in assenza di una normativa, di una regolamentazione chiara, le pubbliche amministrazioni possano favorire questo tipo di politiche che, ripeto, in alcuni casi non necessitano neanche di particolari investimenti, forse della messa a sistema di più attori che insieme devono condividere degli obiettivi. Grazie. Grazie Enzo. L'assenza del consigliere Aricco ci fa fare un cambiamento, per cui chiederei a Noemi di fare anche un po' una parte che riguarda questa vicenda delle politiche regionali, perché ha ragione il nostro assessore, la regione ha fatto più a volte annunci, ma siamo come sempre agli annunci, cioè tutte queste iniziative la regione aveva dovuto assumere per andare anche a facilitare il percorso che Enzo adesso descriveva, sono rimaste però sulla carta. Ci dicono che saranno predisposti i piani, se avremo il fondo di garanzia, avremo le cose, ma a oggi, stante 7 settembre, tutto ciò non esiste. Mi auguro, poi l'avremmo chiesto al consigliere regionale, ma chiedo a Noemi in quanto rappresentante anche del Partito Democratico a livello regionale, che ci sarà, spero, mi auguro, anche un'iniziativa attorno a questi temi, perché credo che in questi casi occorrerà un po' insistere, perché la politica regionale, che ha molti limiti in generale, magari su questo argomento insomma può via recuperare qualche cosa che invece andrebbe fatto con maggiore impegno. Prego Noemi. Grazie e grazie a Pierpaolo per l'invito e l'organizzazione di questa serata. In realtà appunto questo tema è su scala regionale come è su scala locale, come abbiamo visto è in realtà un tema globale. Forse è globale nella sua analisi, poi le soluzioni invece sono spesso da ricercare, da perseguire appunto alla scala locale, l'abbiamo visto nell'impegno delle pubbliche amministrazioni che abbiamo seguito anche nel lavoro che abbiamo fatto come Partito Democratico, e poi anche va a toccare proprio l'ambiente della famiglia, i comportamenti individuali e quindi una scala decisamente micro. Se però appunto come autonomia energetica ci immaginiamo che manteniamo inalterati i nostri consumi e il nostro stile di vita rimane tale quale, però quell'energia che ci serve ce la produciamo in casa, beh, siamo abbastanza fuori strada. Non è un obiettivo del Partito Democratico di sicuro e non lo è per il Paese, non lo è per l'Europa. L'Europa l'ha già detto chiaramente, soprattutto in alcuni settori, le sue direttive in particolare che riguardano l'efficienza dello stock immobiliare, che come ricordava l'assessore la volta è uno dei temi caldi di questo del consumo energetico, le direttive dell'Unione Europea appunto ci dicono che la pubblica amministrazione deve dare il buon esempio, ma ci impongono proprio con molta chiarezza di ridurre le emissioni inquinanti.
del patrimonio immobiliare, visto che l'Italia è capofila nel, come paese inquinante per, proprio per lo stock immobiliare. E a scala globale, appunto, c'era un commento un mese fa sulla stampa in merito alla dichiarazione di indipendenza energetica che Nixon fece appunto per gli Stati Uniti, un'indipendenza energetica che gli Stati Uniti, dicono gli esperti, raggiungeranno nel 2023. Gli Stati Uniti però producono appunto il 50% del greggio che utilizzano, e poi appunto hanno un paese diverso dal nostro. Non è nei nostri obiettivi quello di trivellare l'Italia e sforacchiarla da tutte le parti per cercare di appunto conseguire perseguire questo tipo di strada. Riteniamo invece che sia una priorità assoluta concentrarsi sull'efficienza innanzitutto, e quindi sul risparmio, anche in un atteggiamento che il Partito Democratico si è dato e che il nostro segretario nazionale ha confermato a Roma a giugno, quando ci sono stati gli stati generali della Green Economy, cioè quello di scegliere un percorso di crescita rispettoso delle risorse naturali, che non sono infinite. Ci dicono che nel 2030 ci occorrerebbero due pianeti se continuiamo insieme ai paesi in via di sviluppo a consumare in questo modo. Due pianeti non li abbiamo, dobbiamo per forza fare diversamente. A noi qui in Piemonte, e con il lavoro che abbiamo fatto insieme anche a Pierpaolo Mazza, al senatore Della Seta, e anche, devo dire, da più di un anno con le associazioni di categoria, l'Unione Industriale, la CNA, anche le istituzioni come il Politecnico, ognuno con le sue posizioni, ma cercando di ogni volta mettere degli elementi di concretezza e di chiarezza. Ecco, questo lavoro che abbiamo fatto ci porta a dire che questo tema dovrebbe essere non solo una priorità, ma proprio una priorità assoluta, cioè visto che i riverberi di attività come quella dell'efficienza energetica sono positivi a 360 gradi sull'economia, sul lavoro, sappiamo che come per il paese, insomma, per il Piemonte, la riconversione comunque di molte industrie piccole e medie ha creato, in questo settore ha creato appunto posti di lavoro, li ha mantenuti, ha creato innovazione, in qualche modo pensiamo che questo debba diventare una priorità assoluta, e sicuramente cercheremo di fare in modo che lo sia come nelle nostre iniziative di campagna elettorale, ovviamente. Dico solo una cosa, poi appunto magari ci sarà modo di proseguire. Il Piemonte è al secondo posto, ma diciamo in primo posto c'è il Veneto, ma sono molto vicini sul numero di interventi che i cittadini hanno svolto con la defiscalizzazione del 55%, e quindi sono 6,6 interventi ogni 1000 abitanti, ed è al primo posto in quanto a risparmio di megawatt ora conseguito. C'è il modo di fare una sorta di new deal di partecipazione, no? Rispetto a questo impegno di risparmio energetico e di efficienza degli edifici. C'è il modo, perché ce lo dicono questi dati, e in particolare la nostra regione in questo è molto forte, e lo è la città chiaramente con la sua edilizia intensiva. Dall'altra parte però, come ci ricordava infatti anche Roberto Testore, in realtà non è che si è fatto moltissimo sulla strada dell'efficienza, o meglio, magari si è fatto, ma i risultati sicuramente sono stati vanificati, perché se noi prendiamo il centro-nord e le città metropolitane, scopriamo che l'efficienza, diciamo, della città metropolitana di Torino, del suo settore industriale, è molto molto bassa. Quindi ogni tap di energia consumato frutta 20 euro in PIL, che è un numero basso ed è il più basso di tutte le città metropolitane del centro nord. Quindi c'è qualcosa che non va, c'è qualche investimento, evidentemente una politica programmatoria di investimenti mancata, e infatti ce lo ricordava appunto Pierpaolo Mazza, in regione questa programmazione non è avvenuta. C'è stata una stagione programmatoria che ha corrisposto, però appunto iniziata e finita, possiamo dire, con l'amministrazione Bresso, adesso un'azione che in realtà noi ci auguriamo riprenda,
e che riprende anche grazie, mi permetto di dire modestamente, al nostro lavoro, perché abbiamo recentemente prodotto un documento politico che chiedeva un ruolo importante a Finpiemonte, quindi la finanziaria della regione, proprio per fare ciò che l'assessore ha descritto, e cioè non solo essere garante per l'accesso al credito per gli interventi di riqualificazione. Noi siamo andati oltre, avevamo chiesto che ci fosse una corsia smart per questo tipo di interventi dal punto di vista burocratico, amministrativo, autorizzativo. Una recentissima, di un mese fa, delibera della giunta regionale, che questo documento è stato trasformato ovviamente in un ordine del giorno che i nostri consiglieri hanno portato. Effettivamente la delibera che la giunta regionale ha fatto, pur non ancora attuata, prende in considerazione una quota parte di questi input. Noi ci pregiamo del fatto che, secondo noi, è anche per questa nostra azione. Ovviamente ci sono dei temi particolari su cui ci siamo concentrati. A noi nel nostro lavoro, a me Pierpaolo, particolarmente a cuore sta appunto il discorso dell'efficienza energetica degli edifici. C'è poi il tema dei trasporti, appunto, se ci sarà occasione ne parleremo meglio in seguito. Grazie. Grazie Noemi. Allora, Roberto Della Seta, il compito di fare un ragionamento, ovviamente tenendo conto che c'è questo discorso che abbiamo aperto di questa pianificazione nazionale, come si conciliano le posizioni che il Partito Democratico ha assunto, ricordava Noemi poco fa, i 10 punti della Green Economy, che è un documento importantissimo e penso che caratterizzerà il Partito Democratico nei prossimi anni, come questa cosa, anche accendendo le cose che sono già dette qui, può essere frutto oggetto di una iniziativa politica, spero la più efficace possibile, anche a livello parlamentare, perché penso che questi documenti di cui stiamo parlando, spero abbiano la giusta possibilità di essere confrontati e introdurvi quei cambiamenti, cosa che al Partito Democratico, sapete, con questo governo che stiamo sostenendo, ci tocca sempre il compito di fare poi tutte le correzioni, no? È un compito di correttore, ogni volta che arriva un documento del governo, al PD spetta il compito con la penna rossa di correggere, e qualche volta ci siamo anche riusciti. Spero che si riesca anche a far fronte a questo impegno anche su questo tema dell'energia. Ma grazie, buonasera a tutti, grazie per questa occasione di confronto. Ma insomma, io sono d'accordo con chi lo diceva all'inizio, forse te, proprio per Paolo, il fatto positivo sicuramente è che finalmente siano state messe nero su bianco alcune linee guida di una strategia energetica nazionale. Noi viviamo da molto più di un decennio nell'assenza sistematica di ogni ragionamento, non dico programmatorio, poi programmazione sembra ormai diventata quasi una parolaccia, ma insomma sistematico su quale debba essere lo sviluppo futuro del sistema energetico italiano. Quindi questo è sicuramente un merito del governo, è sicuramente un merito del ministro Passera. Le linee, io invece dico con grande franchezza di avere enormi dubbi. Ma prima di dire quali sono i dubbi su questo o quell'aspetto, dico qual è il dubbio più generale. Io ho l'impressione che questa strategia energetica nazionale, per come è stata annunciata e definita finora, abbia un difetto fondamentale, che è lo stesso difetto che molto spesso le politiche di settore italiane hanno avuto in passato: non sceglie, elenca una serie di esigenze, indica obiettivi che in alcuni casi forse sono persino troppo ambiziosi, in altri lo sono troppo poco, ma non sceglie, non fa una scelta appunto strategica come una strategia dovrebbe compiere. Le differenze di cui diceva Fabrizio tra alcuni dei numeri contenuti in questo documento e i numeri su cui l'Europa ha cercato di orientare le politiche energetiche dei paesi membri è proprio nel fatto che in questo caso, mi pare, non si sceglie, mentre l'Europa una scelta, almeno nei documenti e nelle indicazioni di medio e di lungo periodo, l'ha fatta. Allora, poi quali sono, dentro questo difetto più
generale i limiti che io credo andranno corretti anche nel lavoro parlamentare, ma credo che in ogni caso siano limiti che il Partito Democratico non possa fare di tutto, fare ogni sforzo per correggere, perché così com'è ho l'impressione che questo documento non sia francamente compatibile con le nostre posizioni, con le posizioni consolidate, con le posizioni, lo diceva adesso Noemi, che lo stesso segretario Bersani ha sintetizzato concludendo gli stati generali sulla green economy, in cui si è parlato inevitabilmente molto anche di energia. Ma intanto io registro, il primo limite è nel registrare una distanza molto grande tra l'intenzione contenuta in questa strategia di spingere molto sull'efficienza energetica e spingere molto sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e i primi atti di questo governo. I primi atti di questo governo, i primi atti del governo Passera vanno in direzione opposta, sia per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica e sia per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Sull'efficienza energetica, il decreto sviluppo, che poi per fortuna è stato in parte corretto in Parlamento, che il ministro Passera aveva inviato alle Camere, azzerava il credito d'imposta del 55%, che ha consentito, voglio ricordarlo, dal 2007 a oggi, quindi sostanzialmente negli anni della crisi economica, a 1.600.000 famiglie italiane di aprire piccoli cantieri per lavori di ristrutturazione energetica, chiamiamola così, degli edifici. Questo 1.600.000 cantieri ha significato molte decine di migliaia di posti di lavoro, ha significato quasi 20 miliardi di fatturato e quindi anche entrate, io credo, supplementari per lo Stato, perché in molti casi si è trattato di interventi che non sarebbero stati fatti senza il credito d'imposta o magari di interventi che sono emersi dal nero e che quindi normalmente non avrebbero rappresentato nessun vantaggio per le casse dello Stato. Quel decreto azzerava il credito d'imposta, lo portava, lo equiparava all'incentivo previsto fino adesso del 36%, che adesso è diventato del 50% per le ristrutturazioni, chiamiamole generiche, degli edifici. Quindi toglieva la principale intuizione che ci fu nel collocare al 36% gli incentivi generici, al 55% quelli, chiamiamoli, ecologici, cioè nel fatto di incentivare le famiglie a scegliere tipologie di intervento che, oltre a rappresentare ovviamente un vantaggio privato, rappresentassero anche un vantaggio pubblico, un vantaggio per la collettività. Il successo del 55% è stato anche nella differenza dello sconto fiscale rispetto all'incentivo del 36%. Quel vantaggio, quel premio, chiamiamolo così, fiscale, era stato azzerato grazie alla proposta e alla pressione del Partito Democratico in particolare. In Parlamento è stato reintrodotto, ma soltanto per 6 mesi, cioè dal 1 gennaio del 2013 fino al 30 giugno del 2013, e non va bene perché questo tipo di credito d'imposta o lo si stabilizza o perpetua un'incertezza che poi pesa sulle decisioni delle famiglie, intanto perché una famiglia un intervento del genere non lo decide da una settimana all'altra, ma lo decide con molte settimane, spesso con qualche mese di anticipo, per ovvie ragioni, e se non ha la certezza che da qui a 6 mesi, da qui a un anno, quello sconto sarà ancora in campo, è evidente che questo la scoraggia. Quindi nel campo dell'efficienza energetica il principale segnale che è venuto dal governo e dal ministro Passera è andato in controtendenza rispetto alle cose che sono scritte nella stessa strategia energetica. Sulle rinnovabili è avvenuto lo stesso, ora non c'è il tempo questa sera per approfondire i contenuti dei due decreti ministeriali, anche questi scritti da Passera insieme al ministro dell'Ambiente, uno sulle rinnovabili elettriche escluso il fotovoltaico e uno sul fotovoltaico, ma insomma, per essere molto sintetici, sono due decreti che peggiorano il già pessimo lavoro fatto sotto l'ultimo governo Berlusconi. Il punto, lo dico chiaramente, non è la misura degli incentivi. Siamo tutti d'accordo che la misura degli incentivi deve andare a decrescere anche perché una delle funzioni degli incentivi è di accompagnare il miglioramento tecnologico e quindi l'abbassamento dei costi. Questa funzione degli incentivi
non solo in Italia, l'hanno svolta egregiamente, noi nel giro di pochi anni saremo in grado di arrivare a un punto in cui non ci sarà bisogno di incentivare le fonti rinnovabili, perché le fonti rinnovabili siano competitive dal punto di vista economico. Quindi sulla misura scelta per gli incentivi, poi si possono avere dei dubbi su questa o quella fonte, insomma sull'articolazione, sulla modulazione, ma insomma in linea di massima si è quasi tutti d'accordo. L'aspetto invece deteriore di questi decreti è di introdurre dei meccanismi di accesso agli incentivi, intanto molto burocratici, e che poi scoraggiano le imprese, soprattutto le piccole imprese. Sostanzialmente, la faccio breve, gran parte degli impianti, quelli di media potenza, né di piccolissima potenza né di grande potenza, non possono accedere direttamente all'incentivo. Devono, i progetti, i diversi progetti, devono iscriversi a un registro. Per iscriversi al registro devono essere progetti con una loro compiutezza, anche dal punto di vista finanziario, come si dice, bancati. Dopodiché però l'iscrizione al registro non dà il diritto all'incentivo. Una volta iscritti al registro si definisce, e in base a quanti sono gli iscritti al registro, si stabilisce chi di quelli che si sono iscritti al registro ha diritto all'incentivo. Quindi può capitare che un progetto, un'impresa che sia iscritta al registro poi non venga ammessa a beneficiare degli incentivi. Questo meccanismo, a parte la sua farraginosità, che anche raccontandolo credo si capisce, toglie appunto certezza alle imprese, che è l'ultima cosa che noi dobbiamo fare se vogliamo continuare a sviluppare e a far crescere le rinnovabili. C'erano altre soluzioni, ci sono soluzioni praticate in altri paesi, soluzioni che per esempio in via quasi automatica fanno scendere l'incentivo in base a quanto sia grande la platea dei progetti che chiedono di beneficiarne, ma certamente il meccanismo dei registri è il peggiore di tutti, scoraggerà molte imprese, rappresenterà un colpo di freno per una filiera industriale che stava crescendo. È vero che, lo diceva mi pare Testore, è vero che in Italia il decollo delle rinnovabili non ha avuto corrispondenza almeno soddisfacente nel decollo della filiera industriale, però intanto questo è avvenuto perché noi siamo partiti tardi. Se in Germania questo non è avvenuto è anche perché la Germania è partita molto prima di noi. Noi siamo partiti quando già il mondo, come dire, si era organizzato da questo punto di vista. Ma poi, ripeto, il modo migliore per incoraggiare non solo il decollo delle rinnovabili ma anche lo sviluppo della filiera è quello di immaginare e introdurre meccanismi che siano semplici, che non costringano a scelte incerte e a scelte complicate. Sulle trivellazioni, e qui la faccio breve, io credo che immaginare che l'Italia sia fatta come il Texas o sia fatta come la Norvegia vuol dire, mi dispiace dirlo, non avere un'idea precisa di cos'è l'Italia. Pensare che l'Italia possa disseminarsi di pozzi di petrolio vuol dire non capire che questa scelta, al di là del fatto che lo sappiamo tutti, chiunque gira per questo paese o vive nei territori di questo paese sa che scelte così non saranno mai accettate dalle comunità locali, e io credo giustamente, ma al di là di questo capisce che questa scelta è una scelta che confligge con una serie di vocazioni anche economiche del nostro paese, quella agroalimentare, quella turistica, la bellezza del paesaggio, insomma se ne potrebbero, che per noi sono un valore economico, cioè per l'Italia proteggere la bellezza del paesaggio non è soltanto, come dire, un regalo fatto agli idealisti, è una esigenza di sviluppo economico, e non capire che questa esigenza di sviluppo economico è incompatibile col fatto di pensare che il nostro paese, che ha una densità di 200 abitanti per chilometro quadrato, che è 10 volte appunto quella del Texas, degli Stati Uniti o della Norvegia, vuol dire, ripeto, avere un'idea molto approssimativa di questo paese e perdere tempo, perché questa scelta non passerà, questa scelta non sarà praticabile, non sarà praticata, e nel frattempo probabilmente perderemmo l'occasione di fare subito e bene le cose che vanno fatte. Quali sono le cose che vanno fatte? Ma sul metano io penso, su questo penso che le cose scritte nella strategia energetica nazionale siano in linea di massima condivisibile. Bisogna separare la rete da chi produce, da chi vende il metano. Questo è stato il principale problema. Noi abbiamo un mercato elettrico liberalizzato, un mercato del gas che invece è ancora organizzato come se fossimo in Kazakistan o in Russia. Questo ha fatto sì che noi non costruissimo i rigassificatori perché non conveniva
diciamo la verità a chi aveva l'interesse che il gas arrivasse soltanto da due o tre tubi che erano quelli che arrivano dall'est o dal Nord Africa, e quindi non è stata l'opposizione di qualche ambientalista del no a impedire che si costruissero quei 6-7 rigassificatori, quello ha dato una mano magari, ma il motivo vero è stato che non si è fatta questa scelta strategica. Se oggi siamo molto in ritardo, venisse fatta io credo che sarebbe tutto di guadagnato. Sul nucleare io lo dico con franchezza, ogni tanto sento ripetere vabbè il nucleare non si può fare perché c'è stato il referendum, come dire, gli italiani sono imbecilli, hanno fatto questa scelta insensata, adesso ne dobbiamo prendere atto. Gli italiani hanno fatto quella scelta, io la ritengo sacrosanta, ho cercato come potevo di contribuire a raggiungere quel risultato, non l'hanno fatta per motivi strettamente inerenti alle strategie energetiche, per motivi strettamente economici, l'hanno fatta per altri motivi altrettanto importanti, ma il nucleare sarebbe stato un bagno di sangue per il nostro paese anche sul piano economico. Il nucleare per il nostro paese sarebbe stato o una fonte di esborso da parte alla fine dello Stato, oppure per l'unico, diciamo in una situazione tra l'altro di crisi economica attuale, un investimento incompatibile per il grande, la principale azienda energetica elettrica italiana che sembrava così interessata a compierlo. Io credo che chi dovrebbe tutti i giorni venire a ringraziarci per aver evitato all'Italia questo errore è il dottor Conti, l'ingegner Conti, l'amministratore delegato dell'Enel. Abbiamo evitato, ripeto, all'Enel e a quegli, ai pochi altri che avevano questo interesse a fare una scelta che economicamente non si reggeva. Non sarà un caso se in nessun paese dove l'energia è un fatto del mercato si costruisce più, si apre più un nuovo sito nucleare con rarissime eccezioni da quasi 20 anni, né in Francia né in Giappone. In Giappone sta, anche per motivi insomma che evidenti, addirittura decidendo una progressiva fuoriuscita del nucleare, la Germania prima col governo rosso-verde e adesso col governo della signora Merkel sta compiendo scelte analoghe, la Francia che dipende così tanto dal nucleare non apre un nuovo sito da molto tempo, perché oggi i costi di costruzione di una nuova centrale nucleare, i costi di apertura di un nuovo sito, non di sostituzione di un impianto, di un reattore vecchio, ma di apertura di un nuovo sito, sono economicamente incompatibili se si opera in condizioni di mercato. Sono possibili soltanto se si opera in condizioni non di mercato. E non è un caso che le centrali nucleari e i siti nucleari continuano a svilupparsi soltanto nei paesi, come dire, ad economia statalizzata o comunque diretta da un monopolista pubblico. Quindi è un bene anche dal punto di vista economico e anche dal punto di vista dell'autonomia, dell'interesse a raggiungere i livelli apprezzabili di autonomia energetica se noi abbiamo evitato l'errore del nucleare. Naturalmente, parlando di nucleare, noi abbiamo perso 4 anni che potevamo impiegare molto meglio. Oggi ci troviamo, ripeto, in ritardo. La strategia energetica nazionale, se non altro, è l'occasione per ricominciare a parlare delle cose importanti. Io non so, francamente, visti i tempi molto ristretti che ci separano dalla fine della legislatura, se da qui alla fine della legislatura ci siano le condizioni di condivisione, anche parlamentare, perché da questo documento, così come fino adesso appare, si arrivi ad un documento insomma, che perlomeno per quanto riguarda il Partito Democratico possa essere condiviso e quindi possa arrivare in porto, ma certamente è un merito di questo governo aver riaperto la strada del dialogo, del dibattito, mi auguro della consultazione su questi temi. Io credo, invece l'ultima battuta la faccio sul futuro, io mi auguro che il Partito Democratico vada al governo di questo paese tra pochi mesi, ci vada all'interno di una coalizione e di un governo politici. L'Italia ha bisogno di un governo che compia delle scelte nette, che magari qualcuno non condivida, che siano condivide solo da una parte dei cittadini, ma non possiamo andare avanti senza scelta.
Forse non è un caso che questo governo tecnico, che ha bisogno insomma poi di trovare il consenso bipartisan, addirittura tripartisan, di tutti quasi gli schieramenti in campo, abbia dovuto scrivere una strategia energetica nazionale come questa, in cui dentro c'è scritto sostanzialmente tutto e il contrario di tutto. No, noi abbiamo bisogno di scelte nette. La scelta netta che il Partito Democratico fino adesso ha detto di voler fare e ha provato a costruire, dov'è già forza di governo, sono stati fatti esempi degli sforzi che si stanno compiendo per esempio in Piemonte. Io su questo dico solo una cosa: io mi sono ho cominciato a frequentare assiduamente il Piemonte da qualche anno e mi sono sempre stupito del fatto che la città di Torino faccia uno sforzo, o fino adesso abbia fatto uno sforzo così troppo inadeguato per comunicare un dato evidente di essere leader non solo in Italia ma in Europa nel teleriscaldamento. Io credo che questa leadership vada rivendicata con molta più forza, visto che tra l'altro si parla oggi di smart city, perché è veramente un primato che va nella direzione giusta, che si è cominciato tra l'altro a costruire quando questi temi erano ancora molto immaturi, se non altro nell'opinione pubblica. Dal punto di vista nazionale, il Partito Democratico credo che quando diventerà forza di governo, questo stesso coraggio e questa stessa insomma nettezza di scelte la debba applicare a livello nazionale, avvicinando i numeri del nostro piano energetico a quelli che l'Europa ha scelto di darsi, riarticolando i meccanismi di incentivazione delle rinnovabili, non ripeto sulla misura degli incentivi ma sulle procedure, spingendo finalmente davvero sull'efficienza energetica oltre che sulla liberalizzazione del mercato del gas. Efficienza energetica mi costringe a dire una cosa su un tema che stasera inevitabilmente abbiamo quasi trascurato, quello dei trasporti. Il vero buco nero dal punto di vista dell'efficienza energetica del nostro paese non è ancora peggiore, ancora più nero di quello dei consumi civili. Noi nell'industria, a ragione Testore, stiamo messi comunque relativamente bene, perché l'industria italiana, anche penso e temo per l'alto prezzo dell'energia, ha investito molto in risparmio energetico. Nel settore civile siamo messi abbastanza male, nel settore dei trasporti siamo messi malissimo. I 4/5 delle merci e dei passeggeri in Italia continuano a muoversi su strada, che è la modalità di trasporto più energivola. Lì davvero però ci vuole uno sforzo macroscopico e anche di grandissime dimensioni, perché lì bisogna riorientare anche le grandi scelte infrastrutturali. È inutile continuare, è inutile immaginare che si riesca a recuperare efficienza energetica del settore dei trasporti se si continua a destinare gran parte delle risorse disponibili per gli investimenti in infrastrutture di trasporto in nuove autostrade, in nuovi tronconi autostradali, e questo davvero è un capitolo che in questi ultimi mesi di legislatura non ci sarà modo di affrontare, ma che sarà urgentissimo, a cui sarà urgentissimo mettere mano invece nei prossimi mesi. Grazie. Prima che si sciolgano quelli che sono coraggiosamente rimasti, avete un minuto per ognuno se volete commentare cose che avete sentito o aggiungere qualche proposta, perché magari noi ne prendiamo nota per poter fare qualcosa di utile per questo tema. Cominciamo dal fondo. Sì, confermo solo che, come diceva prima il collega, che questo piano, questa strategia energetica nazionale è un qualcosa, è un documento sul cui si può lavorare, come diceva, e quindi lo considero un fatto positivo. Quindi da Bersani in poi devo dire non si è fatto molto a questo riguardo. Non aggiungo altro, visto anche l'ora, però direi che avremo occasione di approfondire questo argomento di grande rilievo per le famiglie, per la società tutta e per il futuro anche economico della nazione. Ma semplicemente mi auguro, ci auguriamo tutti, chiarezza di idee da parte di chi ci governa nel breve termine. Il lungo termine è nelle mani di Dio, non sappiamo quali saranno gli sviluppi tecnologici. Chiarezza di idee e sforzi sull'efficienza energetica. L'efficienza energetica da sola può risolvere problemi grandissimi e può ridurre del 20 o 30% il fabbisogno energetico del Paese. Ah, due battute. La prima,
rispetto al teleriscaldamento, a noi ci piace sentircelo dire che siamo bravi, quindi non ce lo diciamo da solo. Io credo sia particolarmente importante quello che veniva ricordato dal senatore rispetto alla scelta. Quando si parla di green economy c'è sempre in qualunque dibattito qualcuno che fa l'esempio della Germania. Allora, qual è la vera differenza? Io non ne vedo tante, altre ho avuto modo di conoscere tanti amministratori tedeschi, miei omologhi, anche a molti importanti. La differenza è che qualche anno fa, non più tardi di un decennio fa, la Germania con una legge di pochissime pagine ha fatto una scelta e ha detto che la green economy sarebbe stata la caratterizzazione del modello di sviluppo del sistema paese Germania. Questa è una scelta coraggiosa che però a distanza di 10 anni noi abbiamo la dimostrazione che ha prodotto dei risultati. Questi risultati sono risultati efficaci, sono risultati intelligenti anche nell'ottica delle smart city, sono risultati che hanno prodotto efficienza energetica, risparmio energetico, ma soprattutto hanno dato un contributo significativo a una delle economie più importanti in questo momento a livello europeo. E di questo insegnamento non solo dobbiamo prendere atto, ma di fatto dobbiamo pretendere che questo governo compia quella scelta che è coraggiosamente stata fatta in altre occasioni e che di fatto ha già dimostrato la sua efficacia. Grazie, ma per tornare appunto ai due temi, i trasporti e gli edifici, sui trasporti dagli anni 90 la domanda di energia dei trasporti è cresciuta tantissimo ed ha raggiunto appunto quel 30% che ci diceva Fabrizio e sostanzialmente i consumi, la domanda per il residenziale e per il terziario sommati. In un momento di crisi comunque dell'auto, del mercato dell'auto, cerchiamo, e sicuramente la città di Torino lo sta facendo, ma noi come partito ci prendiamo questo impegno, cerchiamo di andare in una direzione diversa, proprio di 360 gradi rispetto a dove si è andati prima, cioè cerchiamo di sviluppare e fare tesoro di tutti quei soggetti che possono portare contributi come l'Environment Park in Piemonte, come il Nascituro Energy Center nelle mani competenti del professor Filippi che è qui in sala. Cerchiamo di fare sinergia tra appunto i centri di ricerca e chi produce innovazione per un modello che sia alternativo, che sia quello dell'auto ibrida, dei carburanti non inquinanti, che già comunque il governo Monti, per dire, di cui ha dato cenno con un finanziamento per in questo caso il parco auto dei taxi, proprio per migliorare questa situazione che ci vede anche ovviamente in una scala più generale in ritardo di competitività proprio per un ritardo di infrastrutture. No, ma io ho parlato adesso. Va bene, allora io vi ringrazio tutti voi, naturalmente il Partito Democratico resta disponibile per continuare questa discussione anche in sedi diverse, lavoreremo perché su scala regionale intanto le cose che ancora non abbiamo si trasformino in atti concreti, perché questa assenza della politica regionale davvero ci pesa e cercheremo di contribuire anche alla discussione nazionale, perché questo documento di cui si parlava prima, sperando che il Partito Democratico possa andare al governo al più presto e al meglio, consenta poi davvero di fare quelle scelte che qui venivano indicate. Quindi buona festa a tutti.